Gianni Zilliotto, ho 60 anni e vengo dalla provincia di Cuneo. A parte i vari ascessi che partivano, i denti che erano molto brutti, non riuscivo a mangiare come volevo, nascondevo sempre il sorriso ovviamente o parlavo con la bocca un po' strana. E di conseguenza, non mangiando bene, si muovono tutti dei muscoli nella faccia che portano comunque a degli scompensi. La digestione ne risente, per cui era un disastro. Beh, nascondere sempre il sorriso non è bello e comunque ti comporta certe privazioni, oltre a quello che ho detto prima. Fantastico. A volte mi vergogno quasi di sorridere alla gente che incontro perché i miei denti adesso sono bellissimi. Posso mangiare quello che voglio e sorridere come voglio, senza alzare mani, senza fare tutti quei gesti che prima comunque compromettevano un po' la vita sociale. Beh, a parte che sono fantastici, super organizzati e molto amabili, di fatto hanno tolto tutto quello che era rotto dentro la bocca e hanno messo una bocca che, meccanicamente parlando, puoi togliere quando ti serve, pulire, fare la manutenzione dovuta e rimetterli al posto giusto senza avere problemi. Vabbè, intanto riesco a mangiare meglio, a digerire meglio e sorridere meglio, quindi non mi vergogno più tanto, quindi sicuramente la vita sociale è migliorata tantissimo. Beh, la paura più grande era quella di trovare i soldi per poterlo fare, ma ho fatto una ricerca in giro per l'Italia e non solo, i prezzi erano molto elevati e comunque non mi davano la fiducia che ho sentito in questo posto. Io sinceramente ho fatto un prestito bancario, non mi vergogno a dirlo, sono super contentissimo di averlo fatto. Ovviamente, come qualsiasi operazione, comporta un po' di dolore, ma come sono stato considerato dall'equipe medica che ho trovato qua, è stata una cosa fantastica. Attentissimi ai dettagli, super organizzati, un qualcosa di fantastico.